Ho avvistato la Serbian Dancing Lady che probabilmente era sulle tracce del killer dell'infinito. Io cercavo di fermarla, ma lei continuava ad andare in questa auto per tanto tempo. Ad un certo punto però lei è scomparsa ed è apparso il killer dell'infinito. Se mi vedete che sono in questa macchina è perché sto andando sul Monte Chiliad, che è il monte più alto di GTA, perché adesso tecnicamente dovrebbe starci lì sopra là. Indovinate chi? Solo lei poteva starci, la Dancing Lady. Ah, ci straccina, che pizza. Vabbè, speriamo, però adesso non ti bloccare macchina, perché se ti blocchi poi dopo io come faccio ad andare sul monte? Non posso andare sul monte se tu ti blocchi. Stupida. Peraltro, se vedete che la macchina sgomma tanto, cioè proprio fa giù giù giù, è perché sono stato io a mettergli tanta 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 potenza in più, perché sono pazzo in realtà. Cioè, io voglio le macchine super potenti, no? Perché così almeno salgo nel Monte Ciliad come se fosse burro. E però il problemino che si collega a questa cosa è che poi dopo fa questo, vedete? E guardate che è difficilissimo, eh? È difficile. E che cavolo. E basta però girarti su te stessa, auto della stupidaggine. Vabbè. Adesso comunque stiamo andando lì sopra sul Monte Ciliad perché dobbiamo investigare il suo mistero di oggi. Perché proprio lei fa un mistero al giorno ormai, praticamente. Cioè, davvero, non so come sia possibile questa cosa, ma. Ce ne sono talmente tanti di misteri sulla Serbian Dancing Lady che ormai ci si può proprio fare il bagno nei misteri. Ah! Non cadere! Niente. Come vedete, gira su se stessa quest'auto. Io non ce la faccio a controllarla. È proprio più forte. È la fortissima. Cioè, vedete, qua praticamente si sa quando si vede questa stradina che ormai ci si è arrivati. Si è arrivata a destinazione! Per fortuna, quasi. Quasi. Non. Subito, fra poco ci si arriva. Però, accidenti, se io prendo i massi è un problema. Un serio problema. Perché poi dopo la mia auto si rompe. E non è vero, anche questa, la God Mode, insomma, non si romperà mai. Però, magari si rompe, chi lo sa. Vai! Ok, vediamo un attimo. Facciamo silenzio. Ragazzi, ho aspettato qua fino al giorno. Perché adesso è giorno, come vedete. Ed è arrivata qua, è venuta. Cosa vuole fare adesso? Peraltro è venuta con la sua macchina schifosissima. E come vedete ha sempre una bella cera. Vedete, se ne sta salendo in auto. Sembra quasi che mi senta. Allora, prendiamo la mia auto così almeno la seguo. Perché sennò potrebbe essere che va a finire male, che poi dopo la perdo. Non vorrei mai perderla. Peraltro sta facendo pure un casino assurdo. Sentite con quel clacson stupido che ha. Oh mio Dio, raga, non so se ridere o se piangere, perché veramente questa lady ogni volta è un casino assurdo. Vabbè, andiamo avanti, dai, vediamo dove vuole andare stavolta. Oddio, ragazzi, mi fa strapaura peraltro andare qua, perché potrebbe essere che si cade giù e se io cado giù, porca miseria, impazzisco, perché devo inseguirla. Attenzione, per fortuna, pensavo di star per cadere, vi giuro, perché ho detto, ma vedete, ogni volta quando ci sono questi misteri, come vedete, ci sono gli uccelli che cadono e ci sono altri bug intorno. Com'è possibile questa cosa? Dov'è finita? Ma è lì! Allora dovrebbe andare piano questa lady, però, perché sennò io la perdo. Ragazzi, stiamo cadendo. C'è un problema, però. Io mi sono rimasto incastrato. Aiuto! Aiuto! Ah! Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Dov'è finita, raga? Se la perdo è finita per me, perché io devo vedere il mistero. Ah! Aiuto! Scusami, scusami, lady! No, 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 non morire, ti prego. Continua a vivere, per favore. Oh, ok, però dai, è divertente andare con la macchina qui almeno e seguire. Ma che cosa stiamo facendo? Io sto seguendo la Lady che gira sulla montagna mentre sto con una macchina super forte. E giro anch'io sulla montagna perché non è che stiamo andando come normali, no? Perché ovviamente qua la montagna si rompe fra poco e stiamo. Ma cosa poi? Sto dicendo anche cose senza senso, aiuto! Madonna, guarda che bello, che bello. Ah! Che bello! Però è divertente almeno, dai, mi sto divertendo insieme alla Lady. No, però io devo capire. Allora, adesso seri. Che caspita di cosa è questo? Dove sta andando? Niente, raga, non si può essere seri, però se la mia auto ogni secondo si cappotta e va. Le ruote sono su e il cappotto è giù. Cioè, vabbè, insomma, avete capito il tettuccio. Vediamo, finalmente siamo arrivati giù da questo Monte Ciliad perché non ne potevo più. Ah! Aiuto! Vabbè, dai. È stato divertente almeno. Signora, la smetta, se ne vada via. No, ciao, lady. Allora. Niente, lei se ne va ovviamente, ma io veramente non sopporto proprio questa lady. Prima o poi dovremo capire come fermarla, perché non avevo ancora nessun'idea di come fermare questa dannata Serbian Dancing Lady. Non lo sappiamo. Ah, ma vai veloce, brutta, stupida, ignorante che non sei altro. Niente, sta sparando le macchine, raga.
Aspetta, però la posso cercare di sabotare. Ah! È divertente, dai, cercare di sabotarla, perché almeno salviamo le altre persone, dato che siamo agenti della FIB, siamo poliziotti, tecnicamente dovremmo salvare le altre persone. Se questa auto fosse leggermente più veloce, però, sarebbe utile. Oh mio Dio, ma che cosa... Ma come si permette? Ma mi sta lanciando pure le granate questa pazza psicopatica che non è altro. Assurdo. E poi, allora, io mi sono messo un motore super forte adesso, perché... Almeno, tanto ho la Godman, non mi può fare niente. Però così, almeno, con questo motore super forte, io posso assolutamente distruggerla. Raga, che caspita di clacson sta facendo? Smettila! Ma raga, è caduta giù! È morta, raga! Oh mio Dio, ma sta riprendendo la macchina. Forse questo è un modo per fermarla. Dai, vai veloce, stupida auto, perché questa qua sgomma anche tanto. No, raga, mi sta picchiando. Cioè, mi sta sparando. Non devi spararmi, brutta schifosa, che non sei altro. Ah, ah. Vedete, raga, è semplice. Quando c'è un motore più forte, perché io sono della FIB, io mi posso mettere tutti i motori che voglio. Non mi importa se mi cappotto anch'io, perché tu ti devi cappottare. Vieni subito qui, brutta schifosa. Ah. Scusate che mi è salito il nervoso. Vieni qui. Adesso le sparo le ruote. Vai alle ruote. No, mannaggia quest'auto schifosa che mi ha fermato. Adesso però vado. Madonna. Adesso la mando in Africa. Volete vedere come la mando in Africa? Guardate. Via. Bene, perfetto. Vedete, adesso prendo immediatamente la mia mitraglietta incredibile e le sparo le ruote, così almeno non riesce più a guidare. È importantissimo che noi la fermiamo prima che faccia altri danni. Non possiamo più permetterci di lasciarla andare. Basta, questa volta abbiamo finito di spiare i suoi misteri. Cioè, tecnicamente dovremmo continuare a spiarli, perché me l'hanno detto alla FIB. Cosa sta facendo, raga? Aiuto, è difficilissimo da gestire questa situazione. Sto cercando di distruggere le ruote, perché così almeno... Raga, mi sta facendo ridere questa scena, non so perché, ma è abbastanza divertente. Però... cerchiamo anche di capire che caspita voglia fare, perché non si può fermare a quando sembra. Si ferma immediatamente, la polizia glielo ordina. Ferma. Bene, adesso ti sei cappottata, adesso che cosa vuoi fare? Si fermi, dannazione, si stanno fermando tutti. Lei è la malevitosa, quindi lei si deve fermare. Salta, salta, bene, avete visto che era saltata. Perché può farlo purtroppo, però adesso ti faccio vedere io come... Salti giù! Dai, scendi! Oh! Non ci posso credere. Se ne si sposti lei. Scusi, non volevo prendermela con lei, veramente. Ma l'ha ucciso, poverino. Vabbè, dai, tanto è solo un gioco, no? Però dobbiamo prenderla adesso, raga. Dobbiamo prenderla per forza. Raga, la vedo. Sta lanciando razzi segnaletici. E questa, io mi ricordo che questa è la strada per andare a casa sua. Ecco perché lei è venuta qua. Perché questa ovviamente è casa sua. E vediamo però adesso che cosa ha intenzione di fare. Quindi dovrei spegnere immediatamente queste sirene che fanno io. Così almeno possiamo spiarla in totale segreto, anche se credo che lei sappia che le siamo dietro ormai. Non lo so se lo sa oppure, probabilmente sì, dai, cioè non è stupida. Entriamo in macchina, così almeno la vediamo da qua. Shhh, cosa vuole fare? Scusatemi. Fermi un attimo. Adesso vado a vedere immediatamente che cosa sta facendo, perché scappa. Vai, così. Dove è entrata? Io non la vedo. Sicuramente sarà entrata in casa sua, raga. Perché se no non capisco dove diavolo è. È qua! Oh mio Dio, vediamo che cosa vuole fare. Ok, ha preso un macete, raga. Ha preso un macete, vedete? La vedo in casa. Io però mi apposto qui dentro la sua buca, così almeno... Da dove probabilmente lei è uscita. Così almeno lei non mi vede proprio. Raga, la sto vedendo che sta facendo... Perché sta facendo ciò? Raga, mi sa che sta riprendendo la sua macchina. Sì, esatto. Allora devo riprendere immediatamente anche io la mia, se no la perdo. Dai, veloce, prima di perderla. Veloce. Andiamo a prendere la macchina. Ok, perfetto, così. Vai, entra dentro, stupido agente delle FIB. Ok, vediamo cosa ha intenzione di fare. Dove vuole andare? E se ne sta andando da questa parte. Dove vuole andare adesso, però, scusatemi, perché ha preso un'arma. E poi non so adesso che cosa vuole fare con quest'arma. Probabilmente io immagino che voglia fare una strage. È per questo che devo fermarla immediatamente. Devo attivare la polizia. Ma cosa fai, stupido, che non sei altro, stupida dancing lady? Vai! Adesso proprio la fermo immediatamente. Ah, vedete, lo sapevo. Adesso la sparo. Raga, io sto cercando di farla fuori, ma è veramente difficile. Non so come fare. Ma smettila tu, stupida signora, che non sei altro! Vediamo un attimo dove è finita, perché adesso probabilmente l'ho persa, purtroppo. Dov'è? Signora? Ah, la vedo, è qui, ragazzi. Ora cerchiamo di stare attenti.
perché penso che possiamo anche smettere di guidare per un attimo. Adesso andiamo qui e vediamo che cosa voglia fare. Prendiamo la torcia così almeno ci vediamo qualcosa. Per carità, se no. Ah, non vedo comunque niente, bene. Però sta al lago, raga, oh mio Dio. Che cosa vuole fare qui? Probabilmente è venuta qui per far fuori qualcuno, perché immagino che quell'arma voglia significare che voglia far fuori qualcuno. Probabilmente. Però posso prendere forse la mia pistola. Se c'è bisogno prendere la mia pistola aliena, che è l'unica della quale ha paura. Ma magari voleva solo venire qui a prendere, a mettere un po' i piedini nell'acqua. Che bello che sarebbe. Sarebbe proprio bello, sarebbe una cosa innocente finalmente, direi. Perché continua. Vedete, è entrata nell'acqua. Raga, mi sta guardando e infatti è venuto anche un po' di giorno, sono stato un po' di tempo e non so che cosa, non so che cosa voglia fare. Cioè proprio non capisco, non... Continua a stare qua e... Oh mio Dio, cos'è successo? Ma... è scomparsa! Palese, questo sono io quando mi dicono che devo fare i compiti. Sempre, sempre! Dunis, vai a fare i compiti! No, scompaio, così, pum! Ma scusate, ma com'è possibile? Assurdo! Anch'io voglio questo superpotere figo! Wahoo! Così scompaio, me ne vado ovunque voglio! Wahoo! Sarebbe fighissima, no? Adesso però io devo capire come caspita può succedere. Raga, adesso dobbiamo trovare qualcuno qui nei pressi, perché mi è stato detto che qui nei pressi dovrebbe esserci qualcuno in questo villaggio molto inquietante e misterioso. E sì, io sono con un catorcio, come vedete, perché con questo catorcio possiamo trovare i misteri più fighi insieme. Tutto ciò è veramente strano. Dico, più che altro il villaggio che è tutto piovoso, come vedete. Probabilmente anche pieno di misteri, proprio perché so che ci saranno dei misteri qua. La casa, allora, tecnicamente io so che devo trovare la casa di Trevor nello specifico. E forse l'ho anche trovata, è questa qui. Tecnicamente nella casa di Trevor ci sono sempre cosucce. Cosucce, cosucce, come ben sapete. E qua infatti è successo qualcosa, raga, nella casa di Trevor, come ben vedete. E lo sapevo io che non... Cioè, secondo voi Dunis non vi porta cose interessanti? Come vedete, qua c'è un bug. C'è un completo bug, raga. Io posso entrare nella casa di Trevor e la casa di Trevor non c'è. È aperta ma non c'è. E probabilmente entrando qui in questa casa si attivano delle missioni. Raga, mi chiedo come tutto ciò sia possibile, perché proprio la casa di Trevor è scomparsa. E peraltro noi qua possiamo vedere anche un altro modello. Cioè il modello, dico, cioè tipo all'interno si vede che effettivamente qua c'è il suo garage. Ah giusto, è tecnicamente al garage. Io posso andarci, no? Tecnicamente, vediamo un attimo se posso entrarci oppure no. Eh sì, si apre, vedete? E da qui però non possiamo vedere la sua casa, ovviamente, perché non è buggata. Raga, è venuto qualcuno qui, purtroppo. Questo tizio che sta camminando sopra, credo che questo qui sia il killer. È decisamente il killer. Oh mio Dio, raga, aiuto. Aspetta, devo seguirlo con il tizio dell'FBI. Perché noi l'abbiamo visto nello scorso episodio. Io vi ricordo, se non avete visto quel video, andatelo a vedere immediatamente, perché lì abbiamo trovato il killer. Ora, non so se è il vero killer dell'infinito, però può essere lui. Sì, vedete, se ne sta andando. Adesso lo seguo con il mio triciclo motociclo. Oh mio Dio, dove... cosa vuole fare, scusate? Forse... sì, vedete, ha un coltello in mano! Ha un coltello in mano, oh mio Dio, vuole far fuori... vuole ucciderlo! Vuole... raga... oh mio Dio, l'ha fatto uscire fuori. Perché questo qua giustamente c'ha la pistola. Aspetta, io devo uccidere il killer, raga. Ha ammazzato qualcuno. L'ha ammazzato. No, non posso ucciderlo, raga. Fa parte dell'evento del gioco. Io non posso farci niente. Non posso, vedete? No, non me lo fa fare. Quando incontro lui praticamente si ferma. Perché, no, vedete, non posso fare niente. Ah, cerca di uccidermi. No, 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 no. Va bene, quindi il killer... questo, a quanto ho capito, è molto probabilmente il killer. Cioè, non lo so, non ne sono sicuro, ma è molto probabilmente il killer. No, questa cosa è assurda, raga. No, cioè, secondo me è assurda, dai. E ha rubato sto coso e vediamo dove va, perché a sto punto i misteri succedono sempre più. Come vedete, qua ci sono sempre gli uccelli che cadono. Come vedete, perché qua, non per dire, ma qua ci sono tantissimi di quei misteri che non se ne contano più su 20 dita di una 20 mano. Quindi... cosa sta facendo? Si stanno combattendo, raga. Oh mio Dio, ma cosa sta succedendo in questo video?
farò un sacco di views probabilmente. No, vabbè, però cosa sta succedendo? Cioè, il killer e un altro tizio che è sconosciuto si stavano sparando e sto tizio qua è morto per mano del killer di nuovo. Quindi ora siamo a 10 ormai, altro che infinito. Qua killer del 10, cos'è? Dov'è? Dove è andato? Forse no, non mi dire che l'ho perso. Dobbiamo seguirlo. Ah no, è andato. Indovinate dove? In casa del killer, dove è stato avvistato il killer dell'infinito. Perché qui c'è Abrams dei Lincoln. Là, no, scusate, non si chiama così. Quello è un altro. Però aspetta, guardate, è lui. Forse sta contemplando i tempi. Sì, sta bruciando il foglio del fatto che è ricercato. Perché su quel foglio... No, raga, questa cosa è incredibile. No, no, non buttarmi le cose addosso, però, scusi. Non puoi farmi niente, c'ho la Godmond. E poi sono un agente della FIB, non puoi farmi niente. Come io non posso fare niente a te. Però possiamo spiarlo sicuramente. E per chi non avesse capito, in questo foglio dovete anche andare a vedervi il video che vi ho messo probabilmente da qualche parte nel video. In questo video c'è scritto che c'è sospettato il killer dell'infinito, bla bla bla. Ed è effettivamente lui, raga. No, però non mi dite che l'ho perso. Dove sta andato? Dove è andato? Oh mio Dio. Si sposti lei, si sposti. Io sono peggio del killer, lo sa. Dico, via! Devo seguirlo. Dov'è? Dov'è? C'è l'ambulanza lì. Forse sta cercando di uccidere i tizi dell'ambulanza. No. Dove? Io ho sentito delle sparanze. Ecco. Sì, sta cercando di uccidere l'ambulanza. Oh mio Dio, che cosa stai facendo, killer? No, smettila, basta, per favore. Smettila immediatamente ora. Raga, ma è salito il killer con me in moto, raga. Cosa sta succedendo? Raga, sta facendo il panico. Io non posso fermarlo. Non me lo fa fare. Posso magari prendere... No, ha preso... Posso prendere l'ascia. Mi ha distrutto la moto. Ok, questa cosa non me la spiego. Si è trasformato in Michael. Vedete che è buggato tutto. Si è trasformato nel personaggio di Michael e poi è scomparso. Quindi se volete, iscrivetevi a questo canale, lasciate like per altri misteri come questo. Vi compaiono altri video che potete vedere, cliccate lì.